Spero che mi sentiate. Mi viene voglia di tenerlo in mano sto microfono perché con questa maglia non si sente. Video decluttering dei miei vestiti, anche se vi faccio vedere cosa vorrei tenere, cosa vorrei buttare via e perché, senza indossarli perché fa caldo. Allora vi faccio vedere una cosa autunnale, maniche lunghe, poi il resto tutto mezze maniche. Anche se ho già buttato via altre cose senza fare i video, però capite bene che non posso tirarmi fuori tutto l'armadio. Vi faccio vedere quello che vorrei tenere e vi dico perché lo vorrei tenere oppure perché lo voglio buttare via, insomma. Ho qualche maglia, la voglio regalare. Ho regalato un po' di cose ai miei parenti, insomma. Allora, questa maglia qua era di Zwicky. Era di Zwicky. Sono anni che non vado più da Zwicky. Aveva anche due nappine, due fili lunghi con le nappine, ok? A questo collo così un po' alla coreana, credo si dica. Alle maniche lunghe ovviamente è un po' stropicciata, ma lasciate perdere. E ha questa manica che però mi dà fastidio perché è stretta e sta benissimo su un pantalone, su dei leggings. Bella, però, a parte le maniche che mi danno fastidio, insomma, capite bene che è rossa e bianca tutti questi disegni, come avete visto prima. Vi faccio vedere questo pantaloncino qui, ok? Elastico, elasticizzato. Questo è il davanti, che si può ovviamente chiudere con un fiocchetto, con un nastrino. Questi due nastrini. È del Lidl, ma anche marca Esmara e sono fucsia, rosa fucsia. A parte il rosso è uno dei miei colori preferiti d'estate, però hanno delle macchie e anche col varnish non vanno via, quindi o li faccio diventare rossi con la coloreria o li faccio diventare neri e il varnish le macchie non le toglie, anche 90 gradi li ho lavati, a 40 gradi non se ne vanno. E con la coloreria i colori non sono proprio lucidi, non sono proprio vivi. Sono un po' spiediti, soprattutto al rosso. Ho provato già anni fa a stingere delle cose, a farle diventare rosse. Ma era un rosso spiedito, non è che mi piaceva tanto. Anche quella bianca di Piazza Italia, anche in questo negozio, non so se da voi c'è. Anni fa ho comprato questa qui, appunto, in una canotta in pizzo con i fiori. Non è trasparente perché ha la canotta sotto, insomma, attaccata al top, vedete? Ed è anche un po' trasparente il fondo della canotta, insomma, ok? Così non potete capire, ma fidatevi che è così. Lo vedete bene, no? Così forse lo vedete meglio. Il top fino a un pezzo c'è e poi dopo c'è solo il pizzo. Non c'è più la canotta, insomma. C'è un pezzo di trasparenza in fondo, insomma. È bellissimo. Bianco anche era bellissimo. Peccato che io con lo smalto anni fa macchiavo tutto. Perché non lo lasciavo asciugare con la fretta. Questo è dietro, questa goccia bellissima. Con le unghie un po' lunghe, questo top si rovina perché vedete che è sfilacciato. Tirano i fili, le unghie, magari mettete anche una collana che strappa un po' la maglia, che tira i fili, quindi in 2 secondi si sfilaccia, purtroppo. Il pizzo è bello, ma è delicato. Questo comunque non so se lo tengo, sinceramente, perché appunto è sfilacciato, è proprio vecchio, mi sta ancora bene addosso, però si vede che è frusto, che non è più nuovo, ecco, insomma, ma io diciamo che tra le cose che vedrete adesso e le cose che ho nell'armadio, non ho niente di nuovo. Appena comprato, insomma, quindi tutte cose vecchie, fruste, che ho già messo magari anche a 17 anni, 18, 19, oppure negli anni passati, l'anno scorso, l'anno prima, nel 2020, insomma. Le cose io le frusto, come vedete quel top è stra mega iper usato. Anche le cose già messe varie volte vanno bene lo stesso. Posso comprare cose nuove tutti i giorni. Per farmi vedere che metto cose nuove e che non ho niente di vecchio, insomma, sempre le stesse cose, ma metto quello che ho. Questa ve la farò vedere indossata in un altro video quando mi tolgo questa. Voglio provarla anch'io se mi sta. Vista così è bella, ok? Ha le spalle scoperte. È praticamente quasi come quella che ho addosso, più o meno. È tutta rossa in tinta unita. E forse non è neanche trasparente, però è larga. È smara, sì, del Lidl. Ha questa manica così. Sa che tiene anche caldo perché è un materiale spesso, tipo cotone. I dettagli qui, invece di essere un bel rosso acceso come la maglia che ho addosso, anche se cinese quella che ho addosso, questa qui sta perdendo un po' di colore, quindi non so se tenerla. La vedrete in un altro video, ma mi sa che la regalo a qualcuno. O questa qui, che anche questa la tengo a stare in casa o a raccogliere nocciole. Perché a parte che è aderente, è aderentissima, è del Lidl anche questa. Io anni fa compravo tutto al Lidl. Ovviamente ha un bello scollo, per me è troppo scollata, direi. Però è un bel tessuto morbido, anche se comunque è come l'altra maglia come tessuto, questa sicuro. Sarà cotone anche questa. Anche questa
Ragazzi, questa maglia qui è elegante, bella, tutta sexy, tutta carina.